Abbiamo la gioia qui di aver incontrato Marco Liorni qui in aeroporto, un saluto anche da parte sua e il suo incontro anche con i giovani che partono per la GMG. Tutta la gioia, tuttavia, insomma, io vado per la giornata della gioventù, vorrei andare anch'io a Lisbona perché mi spetta, faccio parte anch'io della gioventù e quindi almeno nell'animo. E un saluto alla TV di Padre Pio, che ogni tanto seguo, ho una mamma devota di Padre Pio, quindi ne parliamo spesso e ci confrontiamo spesso su questo. Ho fatto pure, adesso che ci penso, una serata Padre Pio le prove della santità con Giuliano Ferrara un po' di anni fa. E senti Marco, una domanda, ecco, di questi giorni a Lisbona, ecco, tu cosa ti aspetti? Questi giorni della GMG a Lisbona, cosa rappresentano per la Chiesa, ma anche per coloro che non sono della Chiesa? Cosa può rappresentare con un occhio laico? È una domanda che non è facile, basta guardare in faccia loro però, no? Cioè i sorrisi che hanno, la gioia che hanno e quindi unirsi intorno a dei valori, al di là di tutto, comunque dei valori condivisi, serve a non sentirsi soli e a dare una spinta verso il futuro. Questo è quello che sicuramente darà un'energia potente di cui abbiamo tutti bisogno. Grazie, 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 grazie a voi. Marco. Ciao.